Due pezzi di Gemma Drago, venite con me. Sin da piccola sono cresciuta con tutti i film della Disney. Oltre al fatto che sono giapponese, per cui per noi l'animazione, i film dell'animazione sono fondamentali, e non sono soltanto per l'infanzia ma anche per gli adulti. Film Disney a cui sono particolarmente legata sono diversi, perché ci sono degli evergreen come Fantasia, per esempio. Se noi considerassimo che Fantasia è stato disegnato nel 1940, sono passati 80 anni eppure questo film è eterno, è un capolavoro dal punto di vista sia musicale che dal punto di vista della storia, è di grandissima ispirazione. Alice nel Paese delle Meraviglie anche, insomma, partendo da un grande capolavoro di letteratura di Lewis Carroll, siamo passati poi a delle immagini che non potranno mai tramontare. Ma se dovessimo annoverare un personaggio, non voglio essere stereotipata, però il mio personaggio preferito è Mulan. Ho avuto la fortuna di poter partecipare a un provino, per cui ho visto delle cose per provare comunque a vedere se la mia voce poteva funzionare. Sono felicissima di aver potuto fare questo personaggio dal nome Naamari. Naamari è una principessa, figlia di Capovirana, di Zanna. Thailandia, Vietnam, Singapore, sono dei luoghi incredibili. Amo questi luoghi perché sono sicuramente molto vicini al Giappone che io conosco, dove in ogni luogo la natura è rigogliosa.